Italia che ha la possibilità di giocarsela in casa, gruppo composto per 15-22esimi dal Campus Italia, ci sono però anche diversi ragazzi che non arrivano dalla squadra federale. Sì, è giusto che quando ci sono le competizioni che riguardano la nazionale si rifaccia un po' il giro per vedere chi sono stati esclusi dal campus. In realtà tra i 22 non si può dire che abbiamo convocato 22 giocatori perché molti sono del campus e quindi ci sono stati utili soprattutto per allenarci e questo è importante. È una buona modo di qualificarsi perché ci sono tre partite seppur in tre giorni che comunque è per tutti così, penso che alla fine possa uscire la squadra che più merita, quindi va bene così. Italia che ha avuto la possibilità di prepararsi sia in Youth League perché alcuni dei ragazzi convocati hanno partecipato al percorso in Youth League, sia poi soprattutto nelle due partite del training camp in Turchia. Che indicazioni ti hanno dato queste due partite? Perché soprattutto nella seconda c'è stata un'ottima risposta della squadra. Sì, in realtà questa squadra si prepara tutti i sabati nella Silver, anche se poi gli obiettivi diversi del campus rispetto alla nazionale lasciano maggior spazio alle rotazioni e quindi un minutaggio più ampio per tutti quanti. La squadra è ben organizzata, non possiamo sicuramente noi lamentarci dell'aspetto tattico perché questa squadra è preparata e lo sarà secondo me più delle altre. Riguardo come tu mi hai domandato sulle partite che riguardava la Youth League e la nazionale in Turchia, siamo andati in crescendo, nonostante la prima partita con la Turchia è stata una giornata storta di troppi ragazzi, non si poteva fare assolutamente niente, capita dopo che si va in trasferta, si gioca il giorno dopo, questo capita un po' a tutti, ma la cosa più importante è che abbiamo analizzato la prima partita, fatto video e subito in campo i ragazzi hanno dato una grande risposta proprio in maniera convincente, per cui sono contento perché ti dà quella spinta in più a livello morale che è sempre importante. Abbiamo sempre parlato nella prima metà di campionato o analizzando comunque in qualche modo il gruppo soprattutto del campus che è quello che vediamo tutte le settimane, di grande omogeneità nei valori di questo gruppo. Può essere questo un valore aggiunto nel tre giorni, tre partite, quindi non avere grandi apici, grandi giocatori da affaticare, ecco. Anche qui abbiamo dei giocatori più importanti, però sempre rifacendo un po' il paragone, se non giocava Manojlovic, quella squadra del 2004-2005 era sicuramente in grande difficoltà. La forza di questa squadra invece è avere nel ruolo due giocatori minimo e quindi lascia anche la possibilità, se un ragazzo non è in forma, di poter essere sostituito. E seconda cosa, nell'arco di tre partite avere più energie anche per giocarsi fino all'ultimo minuto.